Salve a tutti, io sono Dolon Gamer e bentornati su Subnautica Below Zero. Oggi potenziamo la base col nuovo reattore nucleare, facciamo schiudere altre uova dei pesci e costruiamo ben 3 moduli per il Sea Track. Poi raggiungiamo la serra segreta di Marguerite, dove scopriamo nuove informazioni su nostra sorella. Buona visione! Oh, buongiorno signore, così di primo mattino! Esco dalla base per fare l'intro e lei mi aggredisce. Scusi, buon uomo, si può allontanare dalla mia base? Ah, ecco, non riuscivo ad accoltellarlo, te ci muori male. Te ci muori male, mi faccio una bistecca di squalo così di primo mattino. Io, vieni qua, maledetto! Parla, cliccali per poca, possa via! Ma dimmi te, il bullo fuori dalla mia base. Ok, l'episodio decisamente non è iniziato bene, ma siamo onesti, questo posto sta diventando davvero un bel gioiellino e lo dobbiamo ancora espandere parecchio. Di questo passo diventerà molto probabilmente una base a 2 piani. Allora, prima di procedere con la trama, vediamo di espandere non solo la base, ma anche il nostro equipaggiamento. Allora, prima di tutto al nostro vano d'attracco manca un componente essenziale, e ovviamente stiamo parlando del terminale di aggiornamento dei veicoli, che non solo mi permetterà di personalizzare completamente il nostro Sea Track, ma anche di craftare all'occorrenza i vari moduli tramite l'apposito fabbricatore. Ovviamente i moduli sono solo 2 per adesso, gli altri li dovremo sbloccare tramite la ricerca dei vari progetti. Allora, mi diverto un attimino a personalizzarne il colore. Beh, magari diamo un po' di contrasto bello forte. Volevo fare un bel arancioncino, barra giallino. Dai, non mi dispiace effettivamente. Vediamo, possiamo anche cambiare il colore degli interni. Me li fai rossi. E voglio che ci sia una striscia, che non so effettivamente dove sia, blu. Che tanto il Dolon Gaming con i colori non ci azzecca mai niente. Ok, presumo che la maggior parte degli effetti saranno visibili quando crafteremo gli altri moduli del Sea Track. Gli ho dato anche il nome, l'ho chiamato Pierfranchio. Ah, è un nome veramente molto degno per il nostro veicolo. Nel frattempo ho anche trovato un altro uovo nelle profondità marine. Pertanto possiamo inserirlo nel nostro acquario. Spero di trovare qualche altra specie marina. Allora, a guardarlo mi sembra effettivamente l'uovo di quelle cavolo di creature che ogni tanto compaiono all'improvviso nelle grotte e ci esplodono in faccia. Spero non mi faccia esplodere l'acquario, altrimenti mi ritroverò gli squali in giro per la base, che è una cosa che vorrei evitare. Per adesso, grazie al nostro bioreattore, la corrente non è stata un problema. Tuttavia, lo scorso episodio, esplorando i relitti, abbiamo trovato il progetto del reattore nucleare, che ovviamente voglio andare ad aggiungere alla nostra base. Pericolo più, pericolo meno. Buongiorno signore, scusi, lei venga con me, l'aggiungerò alla mia collezione, o peggiore delle ipotesi, la converto direttamente in una bellissima bottiglia d'acqua. Ecco fatto. Allora, per craftare il reattore nucleare ci serve un lingotto di plastacciaio, la cavetteria avanzata e del piombo. Il lingotto dovrei poterlo già craftare. Mi serve un lingotto di titanio, che possiamo tranquillamente convertire in uno di plastacciaio. Ok, come dicevo, il piombo ne abbiamo in grandissima quantità anche qui. Aspetta che prendo un altro po' di risorse in caso di necessità. Ci serviranno anche diamanti. Abbiamo già una buona quantità di barre di uranio con cui alimentare il tutto per adesso. Ok, sono anche fortunato perché ho già craftato un microprocessore, pertanto dovrei poter ottenere, in men che non si dica, la cavetteria avanzata. E come potete vedere, abbiamo anche già tutti i materiali per poterci craftare il modulo dell'override dell'antenna della Alterra. Perfetto, ovviamente lo facciamo non appena usciremo dalla nostra base. Allora, prendiamo giusto un altro cicinino di piombo. Ottimo. Volevo anche craftarmi la tuta rinforzata, come potete vedere dal menu in alto a destra. Tuttavia mi richiede qualcosa che non ho ancora mai craftato, ovvero le fibre sintetiche. Spiral plant clipping. Il rubino. Oh oh, quelle sono risorse che per adesso non ho. Aspetta, lo scorso episodio in una delle navette avevo trovato le fibre sintetiche. Perfetto. Che grandissima immane botta di chiurlo. Pertanto vediamo anche di craftarci la muta rinforzata. Muta di fibre sintetiche pesanti che garantisce una protezione fisica e favorisce la sopravvivenza a temperature estreme. Non solo ci offrirà protezione dai danni, quantomeno leggera protezione dai danni, ma quando siamo là fuori dovremo percepire decisamente molto meno freddo. Beh, quantomeno me lo auguro. Ottimo, non ci resta che inaugurare all'interno della nostra base il nuovo e assolutamente molto sicuro reattore nucleare. Mio Dio, speriamo questo coso non esploda, e voilà, che porta a 3150 la quantità massima di energia immagazzinabile all'interno della nostra base. Ovviamente, come sapete molto bene, lo dobbiamo alimentare a niente poco di meno che barre di uranio, che una volta che si saranno esaurite
ci daranno delle scorte radioattive che potremo buttare in mezzo al mare. Come ogni persona normale, ovviamente. Perfetto, pian pianino i valori stanno aumentando. Senti, butta dentro tutte le barre di uranio. Come ho detto, per adesso non me le posso craftare perché serviva, se ricordo bene, l'uraninite, un minerale radioattivo che ovviamente per adesso non so dove procurarmi. Ottimo, i valori energetici della nostra base stanno aumentando a dismisura. Abbiamo una produttività elevata e un consumo davvero molto ridotto. Allora, tanto che ci siamo, devo anche scambiare le batterie perché sono praticamente tutte scariche e rischio di restare totalmente fregato. Per fortuna il nostro caricabatterie me le ha già ricaricate tutte. Perfetto, recuperiamole. Lasciamo dentro invece quelle scariche e quando torneremo le troveremo al 100%. Tuttavia il nostro fabbricatore non è sufficiente. Se vi ricordate, ci possiamo anche costruire la postazione delle modifiche, che è per l'appunto un fabbricatore avanzato che ci permette di craftare dei potenziamenti per l'equipaggiamento che già possediamo. Allora, mi serve un diamante, ma non è un problema con tutti quelli che mi sono procurato lo scorso episodio, e possiamo metterla tranquillamente in parte al nostro fabbricatore più classico. E voilà, perfetto. Ora, se apriamo il menu della postazione modifiche, abbiamo accesso a solo pochi progetti. Ovviamente gli altri li sbloccheremo mano a mano che esploriamo il mondo del gioco. Mi posso già craftare tuttavia la lama termica. Cuoce e sterilizza piccoli organismi per il consumo immediato e mi richiede solo il coltello di base e una batteria, quindi non ci sono problemi. Ed ecco qua che è ritornato il mio caro buon vecchio coltello a 3000 gradi, il cui funzionamento non ha minimamente senso, ma è davvero molto pratico. Basta che ora ci avviciniamo ad un pesce, facendo comunque attenzione perché i bastardi fuggono, non è che restano lì a farsi accoltellare. E se riesco a colpirlo, dovremo cucinarlo all'istante. Ed ecco qua che abbiamo ottenuto uno sbircione artico cotto. Questo è molto pratico perché adesso non c'è più bisogno che io mi porti avanti e indietro del cibo, ma se nell'ambiente in cui mi trovo c'è uno dei pesci commestibili, come ho detto, basta che lo colpiamo almeno una volta e ce lo potremo pappare all'istante. Aspetta, aspetta, che intanto ho trovato un frammento del C-Track da cui ricavare del titanio, un altro PDA e buongiorno! Abbiamo l'uovo di una creatura? Questo è nuovo. Ovviamente deve essere tentacoloso. Credo che molto probabilmente sarà un uovo di queste cavolo di mante, che per adesso non mi hanno dato fastidio. Non credo siano neanche aggressive, sono relativamente tranquille. Ok, volevo giusto aggiungere un ultimo chip alla nostra tuta. Mi serve solamente del filo di rame, che mi permetterà di avere direttamente visibile anche una bussola. Credo che sia qualcosa che possa tornare decisamente molto utile. E voilà, modulo craftato. E potete vedere che adesso sotto l'indicatore della profondità c'è anche la bussola. Allora, fatemi scaricare giusto l'uovo del pesce nel nostro acquario. E se ho visto bene, sembra proprio che l'uovo di Crashfish, così si chiama questa creatura, si sia completamente schiuso. Buongiorno, lo vedo un pochettino svarionato. Ok, per adesso sono tutti tranquilli e nessuno si è pappato, che è cosa buona e tanto giusta. Lasciamo anche l'uovo che abbiamo appena trovato e quando torneremo sicuramente lo troveremo schiuso. Ah, che lavoraccio sto base. E mi ero dimenticato di farvi vedere che alla postazione modifiche in futuro ci potremo craftare anche il nuovo modulo di profondità del C-Track, che ci permetterà di raggiungere probabilmente i 450 metri. Tuttavia ci richiede dei rubini, che come ho detto adesso non sappiamo craftarci. E poi il modulo finale di profondità, che ci richiederà il minerale di nickel e la cianite. Ribadisco, anche queste sono risorse che si troveranno a profondità elevatissima. A proposito, mi sono completamente dimenticato di farvi vedere che in questo acquario i nostri pesci si sono riprodotti a vista d'occhio. Qualcosa di incredibile, abbiamo una grande quantità di acqua e di cibo, anche se onestamente quelli del cibo non sono poi più così necessari ora che abbiamo la lama termica. Ma bando alle ciance, saliamo a bordo di Pierfranchio, dopo vediamo di fare anche qualche modulo del C-Track, e raggiungiamo quella benedetta isola con l'antenna. E ovviamente adesso che devo tornare in superficie si è messo a grandinare. Perché mai una cavolo di gioia? Mamma mia, che tempo orribile che c'è quassù. Allora, troviamo un punto sicuro in cui attraccare. E di solito la zona del porto qui sembra effettivamente essere il posto più adatto. Ok. In teoria con la nuova tuta dovrei resistere meglio al freddo. Me lo auguro, almeno la descrizione diceva così. Vediamo un po'. Ah, neanche troppo, eh. Mi sa che riduce solo i danni. L'indicatore sta scendendo letteralmente a vista d'occhio, ma comunque ci sono le caverne, quindi... aspetta un secondo che ne approfitto per mangiarmi un paio di nocciole. Spero di poter piantare questa pianta nella nostra base. In teoria, se gli tiro una coltellata mi dovrebbe dare i semi, ma... no, non mi dai semi, bastardone. Forse basta che pianto questo nei vasi e dovrebbe crescere. Vabbè, portiamocela via perché ovviamente io ho pensato al pesce, ma per adesso non ancora alle piante. Oh beh dai, il lato positivo è che a quanto pare non grandina più e c'è anche un po' di sole. Una volta tanto c'è anche un po' di sole.
Ok, allora, vediamo di far contenta la signorina Maida. Blocchiamo sta cavolo di antenna e forse riusciremo ad ottenere il suo aiuto. Allora, se non ricordo male, c'era un pannello aperto, eccolo qua di lato. Colleghiamo il modulo, che non so come ho fatto a portarmi fin qua perché è gigantesco. E vabbè, che connettore abnorme. Diamoci una mossa, signorina, perché sto morendo di freddo. E possiamo dirgli di entrare in modalità test. Ok. Sembra che si stia chiudendo. Dimmi, sì, ti prego, dimmi che ti spegni. Ok. Missione completata. Ok, oh, che succede? Ok, mi fido della sua opinione tecnica. Perfetto, sto morendo di freddo. Aspetta che torno velocemente all'interno di una delle basi. Ok, qua dentro va decisamente meglio. E aspetta un secondo. Una mappa delle varie basi dell'Alterra. Oh, questo avrebbe fatto comodo averlo ancora in passato. Vediamo di scansionarla. E voilà. Una mappa will come in handy. I should be able to find my way to Fire Robotics where Sam worked. Ok, Fire Robotic dovrebbe essere in teoria questa, pertanto si trova sulla terraferma. Oh no, la zona con i vermoni giganti, ragazzi. Nel frattempo si è schiuso un uovo di razza artica all'interno della nostra base. Delta è la base in cui ci troviamo adesso. Ok, ce n'è anche una poco distante. Questa invece dovrebbe essere Omega, che è la base in cui si trova Marguerite Maida. E sempre sulla terraferma c'è anche Omicron. Qualcuno lo potrebbe leggere zero, ma tendenzialmente dovrebbe essere Omicron. Oh mio Dio, ok, ora sappiamo effettivamente dove andare. Allora, torno rapidamente dalla signorina Maida. Questa volta raggiungerla dovrebbe essere anche più semplice, dato che il nostro C-Track può scendere fino a 300 metri, non 150, come la prima volta che siamo arrivati da queste parti. Aspetta che accendo le luci, che nel frattempo stanno calando le tenebre. Perfetto, eccoci arrivati. Spero di poterla raggiungere direttamente con il nostro veicolo. Bastava seguire le lucine e dovremmo essere a posto. Anzi, teniamo gli occhi aperti, perché probabilmente potremmo trovare qualche altro uovo delle creature. Ci sono le scimmie e ci sono... Oh, porco cane, quello è un rubino. Oh, aspetta, scendi assolutamente. Non mi ero accorto che qua ci fossero i rubini. Vieni da mammina. No. Allora, aspetta che prendo anche le sacche di gel, perché in futuro ci permetteranno di craftarci l'aerogel, che per adesso non l'ho ancora utilizzato. Ma prevenire è meglio che curare. Perfetto. Dannazione, noto adesso che siamo molto vicini ai 300 metri. Allora, aspetta che intanto ho trovato un altro po' di rubino, ma non mi sembra che ce ne sia altro. Senti, fammi rientrare e cerchiamo di arrivare fin dove possibile. Lo so. Ok, lasciamolo a 297 metri. Perfetto, e procediamo tranquillamente seguendo la strada. In verità la base si dovrebbe trovare letteralmente... guarda, qua dietro. Ok, non è un gran problema. Sono letteralmente 30 secondi a nuoto e via. Ok, aspetta che do anche un'occhiata meglio a questa zona, perché l'altra volta non l'ho esplorata completamente. Potremmo trovare magari qualcosa di interessante. Se notate bene, inoltre, queste strane piante le abbiamo anche trovate all'interno delle astronavi precipitate. Erano cresciute letteralmente dovunque. Aspetta, sto bioma scende tanto in profondità. Oh, però non ci sono abbastanza minerali al suo interno. E quello che diavolo è? Aspetta, abbiamo trovato, non mi dire che uraninite. Dimmi, oh, cristallo di uraninite. Perfetto, rubini, ottimo. E altro uraninite, perfetto, ci posso fare le barre di uranio. Sto posto non è niente male comunque. Tutta la fauna qui, anzi tutta la flora, scusate, è bioluminescente. Il frammento dell'impianto termico. Non ci credo mai nella vita. Ok, è solo un frammento, dobbiamo anche trovare le altre parti. Ciao piccolino. Ok, dobbiamo fare attenzione perché là sotto purtroppo non ci sono piante che ci danno ossigeno. Quindi sono dovuto tornare a rifornirmi alla base di Marguerite. E passando mi sono accorto che ci sono degli oggetti dell'Alterra. E buongiorno, quella è una chiavetta USB. Ti prego, dammi dei progetti. La tuta distillante era quella che riciclava, mi pare, parte dell'acqua e ci riforniva in continuazione di liquidi in caso di necessità. E no, vabbè, c'è il pangling spia lì, il pulcino spia, come cavolo si chiama in italiano? Ok, questa praticamente è una telecamera a forma di pinguino che possiamo utilizzare sotto copertura quando siamo effettivamente in alcune zone ghiacciate, in modo tale che la fauna del luogo non ci aggredisca. L'avevo utilizzato ancora in passato. Devo dire che funzionava anche abbastanza bene. Ci permetteva ad esempio di rubare dei campioni di pelo alle varie creature del luogo, che era una cosa anche abbastanza utile. No, vabbè, qua ci dobbiamo assolutamente tornare quando ci saremo craftati il nuovo modulo di profondità
per il nostro C-Track oppure quando avremo la tuta prone, peraltro potenziata. Aspetta che nel frattempo ho trovato un altro frammento dell'impianto termico e voilà. Ottimo, e abbiamo sbloccato anche il progetto. Beh, per adesso non abbiamo problemi di energia visto che abbiamo creato l'impianto nucleare. Tuttavia nessuno mi vieta di piazzare effettivamente un impianto geotermico vicino alle zone dove ci sono le fumarole e poi di comportare i cavi fino effettivamente alla nostra base. Ok, sembra che la signorina Marguerite tuttavia non sia in casa. Non vedo neanche lo Snowstalker, probabilmente spawneranno non appena io entro all'interno della base. In effetti non vedo la sua tuta, ma 100 euro che io adesso entro. E molto probabilmente dovrebbe comparire tutto. Buongiorno? Scusi signorina? Non mi si apre la porta? Come faccio a proseguire con la trama? Ok, questa non ci voleva. Allora, volete ridere? Non sarei dovuto venire qua. Consultando effettivamente il mio PDA, non so quando è che il gioco me l'abbia detto, praticamente è arrivato un messaggio di Marguerite che dice: ok Alterra, hai vinto questo round, vieni a trovarmi alla mia serra, mi si trova più o meno a 1 chilometro a est della tua posizione, sopra un iceberg, ho un regalo per te. Ok, quando è che me l'ha detto? Io non ho sentito la voce di Marguerite, ma vabbè, non importa, ora dobbiamo trovare il suddetto iceberg. Che poi, siamo onesti, in verità è una fortuna che siamo venuti qua perché ho potuto procurarmi un bel po' di risorsine. Ma bando alle ciance e torniamo a bordo di Pierfranchio. Oh, buongiorno, sono tornato nella zona delle balene più luminescenti. Aspetta, non mi dite che molto probabilmente sui fondali potremmo riuscire a trovare una delle loro uova. Aspetta che non mi ci schianto magari perché mi distruggerebbe all'istante. Aspetta che nel frattempo invece abbiamo trovato un ulteriore frammento del modulo dell'acquario del C-Track. Dimmi che era l'ultimo che ci serviva. Ah, me ne serve un altro per poterlo sbloccare. Ecco, quello mi farebbe comodo. Oh, non guardarlo. Averlo sempre con noi. Vediamo un po' se ne troviamo altri in zona. E intanto cerco anche le uova. Perfetto, sembra che la fortuna mi arrida una volta tanto. Scansioniamo anche questo. Oh, è appena possibile, potremmo farci il mega C-Track. Abbiamo quasi tutto, mi manca il modulo a cui potremmo agganciare in futuro la muta prone. E c'era anche il modulo per poter dormire la notte, che non so se poi è stato aggiunto alla versione finale del gioco, Ok, noto peraltro che mi è venuta una fame incredibile, ma non è un gran problema, perché come potete vedere possiamo cucinare tutto all'istante. Yay! Ah, aspetta che sto anche finendo l'ossigeno, porco cane. E niente da fare, non ho trovato l'uovo delle balene luminescenti. Poco male, nel frattempo sono ritornato alla nostra base perché prima di tutto devo ricaricare le batterie del C-Track. E dato che dobbiamo affrontare un viaggio molto lungo, mi conviene agganciare anche il resto dei moduli. Praticamente stiamo per ricreare il caro buon vecchio serpentone. In verità dovrei anche avere già tutte le risorse, quindi non ci richiederà poi tanto tempo. Buongiorno, vedo che nel frattempo il nostro acquario si sta popolando sempre di più. Ragazzuoli, mi raccomando, non buggatevi male e non divoratevi a vicenda. Li vedo relativamente tranquilli, abbiamo una quantità di corrente davvero spaventosa. Allora, prima di tutto vediamo di scaricare tutte le risorse che abbiamo accumulato. Lasciamo direttamente i cristalli di uraninite che sono radioattivi così tranquillamente nell'armadio. Allora, dobbiamo craftare tendenzialmente dei lingotti di plastacciaio, quindi mi serviranno assolutamente grandi quantità di litio. Mi serve del minerale d'argento, della cavetteria ce l'abbiamo già. Ok, e salvo intoppi non mi resta che craftare un ultimo lingotto di plastacciaio direttamente dal titanio. E se la matematica del telone non è un'opinione, dovremmo essere praticamente a posto. Più che altro la rottura di scatole, che per craftare tutti i moduli dobbiamo tornare in superficie. Ecco qua, ovviamente ci saranno le peggio tempeste qua fuori. Ma guarda un po', io dicevo per dire, volevo essere comico. E invece sì, ci sono le peggio tempeste. Piattaformina, veloce, ok, abbiamo i moduli. Signora, lo so, sto cercando di fare il più velocemente possibile. La temperatura sta scendendo velocemente. Ok, primo modulo operativo. Ciccia, ti stai congelando la patata, lo so. Fabbricami anche il modulo di fabbricazione. Ok, ok, ho capito, devo andare là in fondo e spostare il modulo in modo tale che non ci si schiantino a vicenda. Ottimo, ora richiediamo anche il modulo di fabbricazione. Perfetto, senti, facciamo una bella cosa. Aspettiamo il modulo qua sotto. E tanti saluti, guarda, vado anche a prendere il C-Track che ormai si dovrebbe essere ricaricato. Perfetto, e con questo siamo a 2. Mi domando se nel momento in cui li collego effettivamente al nostro C-Track si coloreranno dello stesso colore o rimarranno effettivamente della colorazione iniziale. Allora, questo è il modulo di fabbricazione, credo che sia. Quindi vediamo di agganciarlo proprio dietro.
Per fortuna li posso gestire a velocità molto molto rallentata. Quello che mi dispiace maggiormente è che il nostro Sea Truck sarà molto, ma molto più lento. E voilà, si sono colorati non appena li abbiamo collegati. Oh, quello squalo è dall'inizio dell'episodio che mi deve rompere i maronzoli. Qui invece abbiamo il modulo dell'acquario. E olè, ottimo. Aspetta, fammi vedere intanto che funzionino tutti. E buongiorno. Oh, scusate, le luci sono un po' inquietanti, devo dire che gli interni rossi forse non sono stati la scelta migliore. Ora ho capito cosa intendeva con interni rossi. No, gli trovo un colore più piacevole perché sembra di essere finiti all'inferno. Fatto sta che abbiamo il fabbricatore, che è uguale al fabbricatore che abbiamo ovviamente all'interno della nostra base. E qui ci ritroveremo tutti i pescioloni che poi possiamo accoltellare con la nostra lama rovente quando abbiamo bisogno di mangiare. Ok, sono dovuto tornare dentro a craftare un altro modulo di cavetteria. E adesso c'è la grandine. Ma mi sta prendendo in giro, adesso c'è la grandine. Ha aspettato che ritornassi fuori. E voilà. Non appena avremo effettivamente il potenziamento per il Sea Truck, che ne aumenta la potenza, i cavalli e via dicendo, dovrei riuscire a muovermi molto più tranquillamente. E voilà, abbiamo anche l'ultimo modulo per adesso. Ok, e agganciamo anche questo. Guardatelo, il mio piccolo Sea Truck come è cresciuto nel frattempo. È bellissimo, è bellissimo. In teoria dovrei poter entrare da dietro. Detto così suona male, ma ci siamo capiti. Oh, abbiamo praticamente due armadietti qua, altri due lì, un altro qua sotto. Sono anche belli spaziosi, ragazzuoli. Ok, faccio giusto un salto veloce veloce a cambiare la colorazione. Ma direi che abbiamo tutto il necessario per poter partire. Più che altro sono abbastanza sicuro che non appena arriviamo da Marguerite, oddio, adesso i controlli sono peggiorati tantissimo, di sicuro dovremo riportare indietro un sacco di piante e via dicendo. Nel frattempo dovrebbe aver raccolto dei pesci. Sì, non mi sbagliavo, come potete vedere vengono tipo miniaturizzati e si ritroveranno poi all'interno dell'acquario, che ne può trasportare 8 da un lato e 8 dall'altro. Allora, vediamo per adesso di sganciare tutti i moduli, altrimenti io non posso traccare. Allora, non so perché, ma una volta il Sea Truck aveva lo specchietto retrovisore, pertanto agganciarsi era decisamente molto più semplice. Oh, ok, ha funzionato comunque. Vediamo un po'. Ok, il colore adesso è un attimino più tranquillo effettivamente rispetto a prima. Vi giuro, quel rosso mi faceva venire un'ansia davvero incredibile. Ok, bando alle ciance, vediamo quindi di partire all'avventura. Ho la vaga impressione quindi che dobbiamo raggiungere la zona dei ghiacciai. E dovrebbe effettivamente essere un nuovo bioma che non c'era l'ultima volta che abbiamo giocato a Subnautica Below Zero. Anche questo bioma è nuovo, è simile a quelli che abbiamo visto effettivamente dalle altre parti, ma non si trovava effettivamente qua. Oh, aspetta un attimo, ho visto cose. Che diavolo sei? La trappola gravitazionale? Oh mio Dio, esiste ancora. C'era sul primo Subnautica e praticamente generava un campo gravitazionale che attirava qualunque creatura e la bloccava, e in modo tale che poi tu la potessi uccidere o catturare. Aspetta che ho trovato l'altra parte, direttamente qua sotto. Era un oggetto relativamente utile, Perfetto. Appena torniamo indietro vedo di craftarla. Anzi, all'occorrenza abbiamo il fabbricatore, ce la possiamo craftare. Non avrò le risorse, ma ho i dettagli. Tuttavia una domanda mi sorge spontanea. La zona è piena zeppa di iceberg. Su quali la cara buona vecchia Marguerite avrà fatto la sua cavolo di serra? Cioè, voglio dire, non potevi darmi delle indicazioni, no? Un chilometro dalla tua base potrebbe essere letteralmente dovunque. Aspetta un secondo, ho visto qualcosa là su per un secondo. No, mi era sembrato. Guarda quante balene, peraltro. Oh mio Dio, qui di sicuro ci saranno le loro uova. Solo che di solito precipitano fino sul fondo. E da quello che ho visto, la zona è tanto profonda. Allora, per adesso fatemi andare a galla, perché effettivamente non so dove andare. Se usciamo un attimino dovremmo riuscire a capire bene dove cavolo andare. No! 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 Ovviamente ci doveva essere la tormenta di neve, che non vedo nulla. Non ho la più pallida idea di dove andare. Senti, fammi tornare sotto che sto anche morendo congelato. Signori, ho la vaga impressione che siamo arrivati. Quella lassù mi dà l'impressione di essere una serra. Ok, dobbiamo trovare un punto in cui poter scendere. Wow, 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 balena! Balena, mi stai capottando il Sea Truck! Ma porco cane della balena! Se me l'hai danneggiato ti picchio male tutta la famiglia. Sì, siamo arrivati sul punto giusto neanche a farlo apposta. Ho gironzolato per un po' e buongiorno. Oro? Prendi tutto! Aspetta, 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 non era solo oro ma era anche argento. Oh vabbè, se la signorina Marguerite non si lamenta, io le derubo praticamente ogni centimetro quadrato di quest'isola. Guarda, guarda. Sì, è chiaramente l'isola di Marguerite. Quando trovi cadaveri di creature giganti. Aspetta un attimo. Possiamo anche portarci via delle piante. Oh beh, l'inventario è praticamente vuoto.
cosa vuoi di più dalla vita? E aspetta, questi frutti ci permettevano di ottenere sia cibo che acqua in grandissima quantità. Fantastico, tuttavia sono degradabili, pertanto dobbiamo fare attenzione a non mangiarli da scaduti. Me ne porto via giusto qualcuno in caso di necessità. Nel frattempo una delle lune o dei pianeti che orbitano vicino a questo stanno passando. Ok, dovremmo essere in direzione corretta. Signorina Marguerite, la prossima volta mi dica dove abita, porco cane. Ho avuto problemi col Garmin. Oh, la signorina mi sta morendo di freddo. Allora, aspetta un secondo che intanto ho trovato un'altra pianticina. Ciulagliele tutte, in teoria ci dovrebbero forse dare del cibo una volta che le avremo piantate. Signorina, buongiorno, salve. Testimoni di Lon. Damn satellite hasn't passed by in a while. I guess that was your doing. Sam's not the only one in the family who knows, knew, what to do with vague directions and old wire. She was an original, that sister of yours. First time I met her, I was sure she was Altera through and through. Not a crease in her uniform. Sending those damn bird bots to spy everywhere. Buono, lo posso mangiare? Then, she surprised me. Maybe a little too much. Meaning... If you really want to know, there's a PDA on the bench that can point you in the right direction. Non avrebbe potuto darmelo fin dall'inizio. Ma che fa? Ma non mi spaventi il povero cagnolino. Don't bother me. But you can help yourself to greenhouse. At least I can do to repay you for getting those spine pests off my back. Ok, signorina, lei peraltro ha i sottotitoli buggati, quindi il DeLong Gamer che monterà il video tirerà parecchi porchi. Che spettacolo di posto, scusi, eh. Mi permetta intanto di scansionare un po' di vasi, così che li possiamo casomai ricreare anche alla nostra base. Guarda roba che c'è. Aspetta, aspetta, aspetta. Cassetta da coltura per interni. Ci possiamo fare un intero piano della base solo con le piante. Buongiorno. Il bancone mi mancava effettivamente. Ok, allora vediamo di raccogliere magari un pochettino di frutti. In teoria me li posso portare via. Vediamo un po'. Dimmi che non sono però comunque biodegradabili. Ok, proviamo a mangiarli. Ciccia, mangia tutto tu. Tanto peggio di così, voglio dire. In teoria, se accoltello la pianta e non la signorina Marguerite, dovrei ottenerne le foglie, quindi i semi. Sì, perfetto. E buona nelle insalate. Sono contento per te. Da quest'altra parte abbiamo una grande quantità di marmeloni. E mi ha dato proprio una cifra di semi. Perfetto. Oh, sembra che ci sia un'eclissi temporanea. Il pianeta sta passando davanti al sole. Vabbè, fra pochi secondi dovrebbe ritornare la luce. Ed in effetti eccola che sta tornando. E qui abbiamo il PDA abbandonato con tutte le info che ci servono. Aspetta che intanto le rubo anche dell'acqua, del cibo. Le rubo tutto, perfetto, ciuliamo anche questo. Ok, nel PDA c'era praticamente una conversazione fra nostra sorella Sam e la signorina Marguerite Maida. Quindi si sono conosciuti in passato. E Marguerite gli diceva: allora, questo cavolo di batterio è pericoloso o no? Sì, lo è. Quindi cosa dobbiamo fare? Ce ne dobbiamo occupare? Assolutamente sì. E lei è Marguerite, praticamente l'ha convinta ad agire, perché ovviamente se avesse portato questo di fronte alla legge, la Altera avrebbe corrotto il processo e via dicendo, e quindi avrebbero vinto comunque. Pertanto l'ha convinta a fare in modo di sigillare tutta la caverna utilizzando dell'esplosivo prodotto da Marguerite stessa. Lei lo utilizzava per pescare, ma potrebbe praticamente distruggere tutto il ghiaccio e far crollare la caverna sulle Leviatano, distruggendo quindi l'ultimo campione di batterio ancora vivo. E Marguerite ha consigliato a nostra sorella, peraltro, di colpire anche il laboratorio. Solo che a un certo punto ha detto: anzi no, sai cosa? Me ne occupo io, tranquilla, mi divertirò. Marguerite è completamente fuori di testa. E nel frattempo sono scese le tenebre. Uila, questo posto non è niente male di notte. Guarda che spettacolo. Il problema è che mi sa che abbiamo riempito praticamente l'inventario. Allora, senti, vedi di mangiare questa, perché volevo portarmi via anche un po' di patata, se possibile. Vediamo un po' se la colpisco. Non mi dà niente. Pertanto devo raccoglierla. E, ah, madonna, inventario pieno. Sì, effettivamente inventario pieno. Quindi le dobbiamo riportare indietro. Ciaone. Prima che si deteriorino completamente. Buono, dai, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Direi che per oggi abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace per continuare la serie. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!